17 minuti dopo le 9, parliamo oggi del caso di Via Poma. Le cronache lo hanno scritto così nella memoria grande del paese. Il delitto in cui muore Simonetta Cesaroni, questa bella ragazza bruna che vive a Roma, Cinecittà, come ha ricordato l'autore del libro La ragazza con l'ombrellino rosso, Igor Padruno, lei che è originaria dei Castelli di Genzano di Roma. Igor Padruno, ancora buongiorno. Buongiorno. Questa telefonata, la mamma ne dà memoria, ne dà traccia nella ricostruzione delle ultime ore di vita di Simonetta Cesaroni. E poi quella cartellina. In quella cartellina molto probabilmente c'è la chiave del delitto di Simonetta. Secondo lei, Igor Padruno, cosa c'era in quella cartellina? Quale documento così delicato vi era in quella cartellina? Io adesso cerco di spiegarle. Allora, di spiegare un po' anche agli ascoltatori, non è facile. Dunque, Simonetta era stata chiamata per svolgere un certo lavoro, cioè lei doveva mettere un po' a posto dentro appunto la contabilità informatica che gli ostelli, lei lavorava appunto per dei commercialisti, questi commercialisti l'avevano in qualche modo prestata agli ostelli per mettere a posto la contabilità che era rimasta indietro. Questo lavoro Simonetta lo porta a termine, lo conclude, l'aveva concluso. In qualche modo nella cartellina c'era evidentemente del lavoro nuovo rispetto a quello che gli era stato richiesto di fare. Allora, ecco qui il ragionamento secondo me diventa molto sottile, cioè nel senso che c'era davvero la necessità di far continuare a lavorare Simonetta anche ad agosto, facendo, sconvolgendo un po' anche il piano ferie che lei aveva già fatto? C'era davvero tutta questa urgenza? Oppure quel lavoro che in qualche modo gli era stato assegnato non era magari una, come possiamo dire, una trappola, un pretesto per farla arrivare appunto in Via Poma anche quel 7 agosto? Ecco, questa è la domanda che credo debba essere posta e che allo Stato, insomma, 20 anni di indagini e un processo non hanno dato nessuna risposta. Nessuno sa che cosa c'era dentro quella cartellina, nessuno sa chi aveva dato quella cartellina a Simonetta, ma soprattutto nessuno sa chi aveva chiesto a Simonetta di andare lì il 7 di agosto, cioè quando in qualche modo lei non aveva già, avendo già terminato il lavoro, insomma, non doveva andare appunto in Via Poma. Comunque lei prende questa cartellina, prende il suo ombrellino rosa, perché appunto quella mattinata a Roma aveva piovuto, sale sulla macchina della sorella che appunto l'accompagna alla metro a Subagusta, alla fermata metro Subagusta, scende e da quel momento nessuno la vede più, nessuno ovviamente a parte l'assassino. Questa è una storia, poi noi arriviamo, è una bella storia, allora Padruno, altrimenti sembra che qui facciamo sempre i complimenti ai nostri, ma siamo noi che grazie a Emma e al dottor Magnacca ci abbiamo gli ospiti migliori per affrontare questioni anche così complesse, per certi versi inestricabili, come sono i grandi misteri d'Italia. Stiamo parlando dei grandi misteri d'Italia e quindi l'approccio deve essere così contemperato come sta facendo lei. La delicatezza che poi dà forza anche al suo libro, che io consiglio, Igor Padruno, La ragazza col cappellino rosa. Noi dopo faremo sentire un momento in cui la compianta, anche apprezzata, tante persone, ascoltatori di Overture, gli hanno voluto bene, molti ne hanno comunque criticato, sempre in base al lavoro, alle sue dichiarazioni, non c'è stato mai un giudizio scivolato sul piano umano, grazie a Dio. La Gabriella Carlizzi, Gabriella Carlizzi era un personaggio che era esposta su tutto, quel giorno disse lei, proprio rilasciando questa intervista, ebbe anche l'accortezza di farlo in un contesto come tu dice. È vero, poi però mi accusano di essere un po' come il prezzemolo e di stare dappertutto. Però visto che ce l'hanno anche richiesto, e saluto Alessandro Flamini,
Gabriella Carlizzi non credo c'entri molto con quello che ha detto Igor Padrun, autore della ragazza col cappellino rosso, però sentiamo cosa disse lei. In esclusiva c'è una storia con la foto di un giovanissimo Nicola Calipari, c'è la foto di Simonetta Cisaroni. Ci sarebbe un Ci punto sono i resti dell'Itavia, devo dire. dell'Itavia, il 19 Itavia, che parte proprio nel giugno del 1980 da Bologna. Ci sarebbe un elemento che 27 ricongiunge tutto. giugno del 1981. 81. È una data che io conosco molto bene. Tanti auguri a chi fa il Era compleanno quella l'80, data. poi si Essere critica, corresse, si partita. corresse Gabriella. Ecco, padrone, addirittura ci sarebbe. Allora, Gabriella Carlizzi, che si è trovata un po' dappertutto, quel giorno si sarebbe trovata in via Poma. Avrebbe assistito a un trambusto di 3 o 4 persone al vociare delle stesse, e quando seppe poi, nei giorni successivi, di questo omicidio, andò dal questore, non so dove, si disse: guardate, io ero presente lì, e gli disse, credo allora questore di Roma, non ricordo il nome, disse: guardi, signora Carlizzi, la conosciamo, lei è così attenta, è così utile alle nostre indagini, anche per altri casi, che l'affido, vista la delicatezza anche della sua futura deposizione sull'omicidio Cesaroni, ad un giovane quanto bravissimo nostro funzionario. Quel funzionario era Nicola Calipari. Si arriva così lontano, secondo lei, padruno? Ma certamente se l'assassino è adesso, insomma, noi sappiamo che c'è stata una prima sentenza, la sentenza ha condannato l'ex fidanzato, questo ovviamente va detto, però diciamo che è una sentenza che ha lasciato molte domande. Intanto il pubblico ministero non ci ha spiegato, io ho seguito il processo, non ci ha spiegato il movente dell'omicidio e lei sa che è fondamentale spiegare il movente. Non ha spiegato come poi l'ex fidanzato sarebbe arrivato lì, sarebbe entrato e poi sarebbe uscito, sarebbe ritornato a casa, cioè insomma la dinamica non è assolutamente chiara. In sintesi, Busco è stato condannato per una perizia, cioè per la perizia dentale. Ecco, torniamo alla domanda che lei mi ha fatto. È evidente che se l'assassino è un assassino che in qualche modo può magari aver avuto la possibilità di chiamare qualche amico, mettiamo amico tra virgolette, io non ho mai pensato che i servizi segreti, perché poi questo è un po' quello che la povera appunto Gabriella Carlizzi, insomma, come lei sa, è morta Sì, di recentemente, e tumore, mi fa certo. molto piacere comunque che lei abbia voluto ricordarla. Ecco, io non credo nel fatto che i servizi segreti in quanto tali siano intervenuti, ma è probabile che chi ha commesso l'omicidio possa magari chiamato un amico che casualmente magari lavorava appunto in qualche appunto nei servizi Nei segreti servizi segreti. o chissà dove. Padruno, le chiedo scusa, poi faccio una domanda alla dottoressa Giuliani. Secondo lei, i termini ovviamente si prestano anche a tutta una suggestione che si coglie in una puntata come questa, grazie alla vostra partecipazione. Simonetta Cesaroni, è gergale la mia definizione, la lasci passare, però la consideri anche. Era così scafata, nonostante giovanissima, da sapere chi erano le persone che si muovevano nel suo contesto? Comunque lei era consapevole di muoversi in un ambiente così delicato? O era la classica ventenne romana con tutti i sogni intatti, anche un po' provinciale, che ignorava anche il fuoco e la paura che la poteva colpire all'interno di quel mondo?